Venendo agli immigrati, io penso che siano aumentati esponenzialmente gli sbarchi e condivido quello che dice Toni Capuozzo, anche in maniera diversa, nel senso che non abbiamo più soltanto le grandi navi, in particolare le ONG che arrivano sul nostro territorio, che nella fase precedente lo facevano soprattutto dal nostro punto di vista in sfida al ministro Salvini e in sfida alla politica migratoria che aveva adottato il governo, ma quello che resta è che i numeri sono triplicati. Nel mese di luglio pare siano addirittura quintuplicati, se non sestuplicati. Perché il mese di luglio è il mese del massimo picco. Questo perché, verrebbe da chiedere, visto e considerato che i decreti di sicurezza sono ancora in vigore, perché c'è questa massa che sta arrivando? Dal nostro punto di vista perché il governo, uno, ha la mano più morbida e due, lancia dei segnali e dei messaggi, come quello dell'accordo chiuso ieri sulla modifica dei decreti di sicurezza, che incentiverà sempre di più gli arrivi. E il problema però è quello che spiegava Toni Capuozzo. Non stiamo parlando di gente che fugge dalle guerre. Vorrei aggiungere un'altra ipotesi. Galesi, cioè migranti economici, che non hanno diritto alla protezione internazionale. Torno subito.